stata una settimana normale, dai, diciamoci la verità, ma per chiudere l'argomento che ha riguardato Capuano, voglio chiederti soltanto che cosa hai detto a Montini, se gli hai detto qualcosa di particolare, come ha preso lui tutto questo can-can che è venuto fuori. No, no, siamo messi a ridere perché era solo da ridere, quindi noi siamo pagati per essere calciatori e pensare solo al calcio, altre cose, ci saranno altre persone che pensano per noi, qui da noi c'è solo scappato la risata. È una partita delicata però quella di domani con il Venezia, no? L'Arezzo ha fatto un punto nelle ultime 3 giornate. Come ci arrivate? Molto cariche perché sappiamo della nostra forza con mille difficoltà che giustamente stiamo incontrando, però secondo me pure la sconfitta di domenica ci ha dato che ce la possiamo lottare e giocare con tutti. Poi noi abbiamo perso 5-0, abbiamo perso 1-0 a 2 minuti dalla fine, quindi sappiamo della nostra forza, è normale, degli errori che abbiamo fatto. Bisogna studiarli per non commetterli di nuovo. Il portiere meno battuto del campionato, soltanto 7 gol al passivo, però l'Arezzo fa fatica a fare gol. Si parla di coperta corta, tu sei d'accordo? O è un finto problema alla fine questo per una squadra che deve salvarsi? È un finto problema. Poi i gol arriveranno tante volte. Ci sono dei periodi che calci 10 volte in porta e non fai mai gol, delle volte arrivi una volta sola e fai gol. Quindi è normale che per una squadra che da salvezza è normale. Poi pure in altre partite non è che vedo tantissimi gol. Quindi le partite, secondo me, il campionato è molto equilibrato. Quindi grandi partite con grandissimi gol, secondo me, diventa difficile. L'ultima cosa, il campo non è perfetto come al solito, può essere un'insidia in più considerando anche il meteo per la partita di domani. Sì, il comunale purtroppo non è bellissimo come è sempre stato, perché venire a giocare all'Arezzo sarà sempre un grande piacere, un grande onore. E sappiamo che il maltempo purtroppo ci ha messo del suo e quindi sarà una partita ancora più difficile, e quindi se bisogna stare attenti al 120%, perché altrimenti una palla che può scivolare o il vento che può tirare, quindi sono tutte cose che devi essere un pochettino più concentrata. Per un problema fisico, ti chiedo innanzitutto come stai, visto che non c'è Carcione, potrebbe toccare a te domani. Eh no, ora mi sono ripreso, è stato solo un affaticamento, diciamo, una cosa breve. Ora sono pronto, sono a disposizione del mister, poi deciderà lui se farmi giocare o meno. Mister ti ha definito un tappabuchi preziosissimo, no? Ti ha fatto giocare da interno a centrocampo, da esterno, ma il tuo vero ruolo qual è? Io, il mio vero ruolo è giocare davanti alla difesa, diciamo, dove mi esprimo meglio. Però, conoscendo il mister da molto tempo, mi adatto a tutte le sue cose, le sue cose tattiche. Quindi, dove lui mi dice di giocare, io vado. Come ci arriva la resa a questa partita? Un punto nelle ultime 3 giornate hanno fatto accendere un po' la spia dell'allarme nello spogliatoio, insomma, che atmosfera c'è? No, ma noi siamo tranquilli, nel calcio ci sta, non è che si può vincere sempre, sennò sarebbe troppo facile. È normale che quando, dopo una sconfitta tu cerchi sempre di rimediare subito, quindi saremo agguerriti e cercheremo di portare il risultato a casa. Sei uno dei fedelissimi di Capuano, l'hai già avuto come allenatore in passato, mi dici che apporto ha dato a questa squadra in questo periodo? Lui ha dato tanto a questa squadra, da come l'ha costruita, all'identità di gioco e tutto. Poi io lo conosco diciamo, da qualche anno e so che è molto bravo e diciamo è abbastanza bravo, dai. È cambiato rispetto a qualche anno fa quando ce l'hai avuto anche nelle altre squadre. No, diciamo che è sempre stato uguale, è sempre, lui è sempre stato così, uno di grande carattere, di grande competenza calcistica e tutto il resto. Ti chiedo un'ultima cosa sulle Venezia, che avversario ti aspetti domani? Loro vengono da 2 risultati, da 2 vittorie consecutive. Spero che si fermeranno a quelli e noi ce la metteremo tutta. E niente, questo speriamo di fare bene. Bocca al lupo. Crepi, grazie.